Domenica di sorprese nella quarta giornata di ritorno del campionato di C regionale. Il turno in trasferta è fatale ad Ostuni, seconda in classifica, e nuova Aglius San Severo, la squadra con la migliore serie positiva. Cade in casa di Webby Manfredonia il team di Vozza per 82-72, sbandando nel primo periodo e concentrando una veemente reazione nel solo terzo quarto. Fra i ragazzi di coach Ciociola, menzione per Rodriguez, Alvise e Cramazio, oltre che per il solito Monier. Il responso del Paladante toglie un po' di pepe allo scontro al vertice di domenica prossima, a cui Morena e compagni si presentano con un distacco di 4 punti dalla capolista Castellano Udas Cerignola, vittoriosa su Murgia Santeramo per 83-60. In terza posizione scattano Cestistica Barletta, Adria Bari e Diamond Foggia, che capitalizzano il fattore campo rispettivamente contro Angiulli, Virtus Ruvo e Olimpica Cerignola. L'altro punto esclamativo arriva da Fasano, dove i locali frenano la scalata di San Severo imponendosi con un roboante più 31 finale. A 4 punti dalle ambizioni playoff si mantiene invicta Brindisi dopo la vittoria per 81-69 nel derby cittadino contro Poseidone. Ancora una conferma per Valentino Castellaneta, al quarto successo nelle ultime 5 gare. La squadra di Losito passa agevolmente al Palaventura di Lecce contro Olmore con un 83-57 che esalta una volta di più le doti realizzative di Marra, autore di 39 punti e sempre più leader incontrastato della classifica marcatori. In Serie D, nel confronto fra prima e terza, Sunshine Vieste ricaccia indietro Mensana Mesagne, valendo per 64-49. In un omnisport gremito, il duo USA Neil Mosley abbatte il muro dei 40, anche se il miglior realizzatore è il mesagnese Lescott con 27 punti. A braccetto con la squadra di coach De Santis, in vetta si conferma Libertas Altamura, che supera in casa Basket Calimera per 74-63. Quarta posizione ancora all'appannaggio di AP Monopoli, che alla prima di Clemente batte Junior Brindisi per 81-46 e Officine Santulli Bari, Corsara, Galatina contro Magic per 95-83. A ruota si mantengono West San Pietro, che passa Martina Franca per 70-57, e Pallacanestro Lecce, vittoriosa su Aurora Brindisi per 78-69. Sesto successo stagionale per Aspi Santa Rita, che si impone su Olimpia Rutigliano per 74-52, e appaia a quota 12 Action Now Monopoli, che ha osservato un turno di riposo dopo la larga vittoria nel derby cittadino.